Benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Passo Santa Barbara nel comune di Arco in provincia di Trento. Il punto di partenza per l'escursione di oggi è dal parcheggio dopo il maneggio. Potete scrivere su Google Map K2 Bar ed è proprio là in fondo. Adesso imbocco il sentiero numero 608B in direzione del rifugio Marchetti sul Monte Stivo. Questa escursione si può fare durante tutte le stagioni, inoltre il rifugio in cima è aperto anche durante i fine settimana di novembre, quando generalmente i rifugi di montagna sono chiusi. Tra l'altro bellissimi i colori autunnali del bosco. Almeno per il tratto iniziale non si tratta di un sentiero, ma di una comoda strada forestale. Il cartello, dopo appena 10 minuti a piedi dal parcheggio, indica 2 ore 20 per la cima del monte. Guardate in autunno che colori stupendi. Ci sono spesso dei bivi, ma le indicazioni sono sempre molto chiare. Pur avendo nevicato poco, nelle zone d'ombra c'è un po' di neve fresca. E si inizia già ad intravedere il lago di Garda. Ora il sentiero non è più 608B, ma diventa 608. La traccia comunque è ben battuta, anche se venite in inverno ci vengono spesso persone qua. Già da metà percorso riuscite a vedere bene tutta la parte nord del lago di Garda. Il rifugio dovrebbe essere lassù da qualche parte, ma ancora non lo vedo. La salita è costante e si fa sentire, il dislivello totale dovrebbe essere di circa 800 metri. Inoltre considerate che con la neve i tempi di percorrenza sono molto più lunghi. Inizia ad intravedere il rifugio. Quando venite a fare queste escursioni in questo periodo è buona norma portarsi almeno i ramponcini nello zaino. Oggi non ne ho avuto bisogno, ma li trovate a 20 euro al Decathlon, occupano poco posto nello zaino e possono salvarvi la vita. Probabilmente più avanti potrebbe diventare una bella escursione da fare con le ciaspole. Considerate che con la neve è molta più fatica e i tempi di percorrenza si allungano. Devo ammettere che con la neve non è per niente una passeggiata. Eccolo finalmente. Dal parcheggio al rifugio ci ho messo 2 ore e mezza. In estate probabilmente ci metterete meno. Il panorama da quassù è veramente stupendo. Ho preso la pasta con radicchio, formaggi locali e sugo di vino. Polenta grassa, ovvero polenta con aggiunta di formaggi, burro ripassata in forno. Buonissima, probabilmente bastava prendere questa. Volendo, dopo pranzo potete anche rilassarvi qui al sole. Il rifugio è molto bello, si mangia molto bene e sono simpaticissimi i gestori. Ora però faccio gli ultimi 10 minuti di salita per arrivare alla cima del Monte Stivo.
lago, rifugio e lì si intravede la croce della cima. Dal rifugio dovete solo fare 5 minuti in più a piedi. Questo è Rovereto e l'uscita autostradale per arrivare qui è Lago di Garda Nord. Tra l'altro riuscite a vedere anche tutte le Dolomiti di Brenta. Quello è tutto il gruppo del Catinaccio e la Marmolada. Oggi giornata di sole pieno, escursione bellissima da fare in tutte le stagioni, probabilmente con la neve ha un qualcosa in più però. E adesso inizio la discesa. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di arrivare un po' prima di mezzogiorno perché il rifugio non è molto grande e rischiate di far fatica a trovare posto per pranzare. Per scendere, visto che si scivola, ho deciso di mettere i ramponcini. Con questi si fa molto meglio. Il ritorno lo fate sempre per la stessa strada, ma la cosa bella è che lo fate tutto vista Lago di Garda. Tra l'altro non so quante escursioni sulla neve esistano con foliage e vista lago. E adesso ricomincia il tratto nel bosco. Nel tratto con la neve per salire e scendere ci mettete praticamente allo stesso tempo, mentre per scendere nel tratto senza il tempo di percorrenza è praticamente dimezzato. È veramente stupenda questa escursione fatta adesso con gli alberi colorati e lo sfondo delle montagne innevate dietro. Praticamente prima ero lassù. Escursione veramente bella da fare sia a piedi che con le ciaspole che con gli sci d'alpinismo, probabilmente molto bella anche in estate. Dal rifugio al parcheggio ci ho messo 1 ora e 30 per scendere. Spero questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande fate nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!